Buona domenica a tutti, buongiorno. Buongiorno. Ci siamo permessi di disturbare anche se è un momento di relax, di tranquillità, che poi va a coincidere con un altro momento un po', come dire, bellicoso avuto proprio nelle ultime ore, quella trascorse, delle quali parleremo fra qualche istante. Ancora una volta il nostro ospite, il questore d'Agrigento, dottor Ricifari. Buongiorno, dottore, grazie ancora. Buongiorno a tutti. E più possiamo intervenire con una figura così emblematica, con il nostro giornale, con gli altri giornali, purché sia sempre presente la figura del dottore Ricifari, meglio è per tutti noi, per la società. E per quanti vogliono essere a conoscenza di quello che accade nella nostra vita. Quindi noi ne approfittiamo anche della disponibilità, mi perdoni, dottore Ligi, che lei forse ne mostra tanto. Festa di San Calò a Porto Empedocle, più o meno è successo quello che un mese fa sostanzialmente era successo l'Agrigento. Magari l'Agrigento non c'erano forse problemi di mafia o di, ma c'erano altri tipi di problemi. Portamento quella cosa si è fatta ancora un po' più dura, in effetti abbiamo ricordi, insomma, non carini del passato, del recente passato, di quello che accadeva in quel di Porto Empedocle. E il questore Ricifari è come se si trovasse l'Agrigento da oltre 30 anni, ho già capito tutto, inquadrato tutto, per come vanno le cose nella nostra provincia. C'è questa benedetta processione, anche a Porto Empedocle, che i fedeli sono devotissimi al Santo Nero, e però il questore ha dovuto fare qualche accorgimento. Dottore Legifero. Qualche accorgimento. La situazione che lei ha giustamente richiamato, che è quella da ultimo, proprio perché il santo è lo stesso e la distanza è minima, è quella di Agrigento, eppure la distanza minima è una distanza molto ampia sotto certi aspetti, perché a Porto Empedocle, al di là degli aspetti di safety e security, quindi proprio della sicurezza delle persone che partecipano alla manifestazione dell'applicazione delle misure che pure abbiamo applicato non solo all'Agrigento, ma anche in altre città della nostra provincia e che sono per la verità in applicazione, l'ho detto tante volte, dal 2018, perlomeno dal settembre 2018 in tutta Italia. Ma noi lo sappiamo, la nostra terra, sono siciliano, le cose arrivano un attimino dopo, hanno bisogno di Esatto. catturazione, di riflessione, ma Esatto. insomma le riflessioni le abbiamo fatte. Per quello che riguarda Porto Empedocle si è aggiunta una spiacevolissima storia, e dico storia perché non è l'episodio di quest'anno. E purtroppo accanto alla tradizione nobilissima, folclorica e religiosa che si muove attorno al santo e alla marineria, in particolare empedoclina, c'è una storia parallela che è la storia delle famiglie di mafia o di stidda, ed è la storia di coloro che sono in qualche modo incaricati, collegati, tollerati, ognuno ha il suo tipo e la sua caratteristica, perché rappresentino durante la festa, durante la tradizione, durante lo svolgimento delle funzioni devozionali e non, un ossequio pubblico nei confronti dei malavitosi. Questo Per non è voglio nato solo, inchino, dottore. non solo l'inchino, sono l'inchino e altre cose. L'inchino è quello più famoso. Una delle cose è l'inchino. Un'altra delle cose è che
soggetti che appartengono a determinate aree contigue o appartenenti devono in qualche modo determinare l'andamento della festa, perché altrimenti certi passaggi da certe vie, certe fermate davanti a determinati palazzi o determinati negozi, certi inchini, ed è la cosa più famosa, o certe preghiere intonate in un momento X, o l'affaccio del Mamma Santissima dal balcone, o della sua mamma, o della sua, di sua moglie, o quant'altro, fanno parte di una sceneggiatura che viene scritta a tavolino, anno per anno e prima della festa, facendosi forti del vincolo del gruppo che comunque ammanta la forza di persuasione minacciosa che si può avere, e queste minacce sono state negli ultimi anni fatte ad amministratori, a vigili urbani, ai sacerdoti, ai componenti del comitato organizzatore, che ricordo a tutti viene nominato dai parroci, dal vescovo, secondo i dettami della Conferenza Episcopale Italiana e in particolare di quella siciliana, e secondo questi non possono far parte di queste, di questi comitati, soggetti che abbiano mostrato di avere contiguità e precedenti. C'è stata intanto una grande difficoltà nei mesi scorsi, proprio con la comunità empedoclina, a ottenere già questa, diciamo, banale situazione, che era richiesta anche dalla parte ecclesiastica, e si è arrivati invece nei giorni precedenti a avere il rifiuto di avere questo elenco, poi ottenuto su pressione della dirigente del commissariato, e da questo elenco abbiamo espunto tutti i soggetti che non potevano alla stregua, ed erano 14 soggetti su una novantina. E a questo punto si è manifestata quella pressione illecita, non solo quella già avvenuta nei confronti di sacerdoti o membri del comitato, ma anche nei confronti dell'amministrazione e del personale delle forze dell'ordine. L'ultima, siccome non abbiamo voluto lasciare nulla di intentato dopo l'ultima riunione organizzativa tenutasi mercoledì con l'amministrazione comunale, il comitato organizzatore, i sacerdoti, la diocesi e anche i volontari delle parrocchie, abbiamo avuto l'ennesima conferma da parte di tutti che c'erano queste pressioni. Ho chiesto loro, dico, va bene, mi farò io capofila di un intervento, perché non possiamo tollerare questa cosa. Ho organizzato una riunione chiedendo di avere la presenza di rappresentanti o anche di tutti i portatori, cosa che avevamo fatto per la verità col prefetto ad Agrigento, ma era andata de plano, con una riunione quasi conviviale nella quale ci eravamo intesi e avevamo organizzato tutto. In questo caso invece la riunione che è stata tenuta inizialmente dalla dirigente del commissariato ha visto immediatamente alzare i toni, sia dal punto di vista del volume e del tono di minaccia da parte dei 14-15 intervenuti, o almeno di 3 o 4 di questi, e al punto che io ero nel fondo del corridoio del mio ufficio, mi sono avvicinato, sono entrato nella sala riunioni che lei conosce, ho preso posto accanto alla dirigente, e devo dire, non appena mi hanno visto, la situazione si è più calmata là per là. Ho fatto qualche domanda, ho spiegato perché intendessimo fare la manifestazione in quella maniera, e qualcuno ha avuto l'ardire di minacciare le forze dell'ordine davanti a me. A questo punto il tavolo della riunione
diciamo che ha subito un infortunio perché la mia reazione è stata violenta Un fuori programma, tutto, un fuori violenta programma. sulle cose. Dopodiché ho chiarito loro che ovviamente non accettavamo, tantomeno da dei banditi, delle imposizioni. Alcuni di questi hanno lasciato la riunione e bene hanno fatto, altri invece più dimessamente hanno chiesto scusa e hanno cercato un temperamento. Temperamento che in quel momento era stato trovato, cioè i 14 non avrebbero partecipato mentre gli altri avrebbero fatto i portatori così come previsto dal programma. In realtà la mattina di venerdì non se ne sono presentati se non 4 o 5 dei 90 restanti. E allora la mattina del venerdì il santo è stato portato a braccia da queste persone e da altri volontari, soprattutto ragazzi della parrocchia. Quindi, dopo questa prima funzione, c'è stato un ulteriore momento di incontro con gli organizzatori, eccetera, per capire che cosa si sarebbe dovuto fare il sabato, nel momento centrale, clou. Si sono avuti anche contatti che hanno avuto il comitato con i portatori e hanno avuto, diciamo, alterne vicende. Si è passati dalla minaccia di non collaborare alla minaccia di creare problemi innescando risse strumentali tra la folla a destra e sinistra, fino alla garanzia dei portatori più intelligenti e per bene di no, noi parteciperemo e escluderemo gli altri. Ovviamente, siccome non c'era un accordo tra queste 70-80 persone, noi abbiamo monitorato con attenzione la situazione, ne abbiamo anche contattata in maniera legittima qualcuna per capirne l'umore e abbiamo colto che, diciamo, qualche famiglia importante aveva dato indicazione che non partecipasse nessun portatore. Abbiamo preso atto ed abbiamo fatto sapere che la statua l'avremmo portata noi. Di fronte a questo si sono presentati i portatori. Ci fu un momento che avevate quasi deciso di fare trasportare il santo con un camion. Sì, avevano la parte dell'organizzazione, avevano deciso di farlo portare da un camioncino. Siccome ad altri pareva come un essersi arresi, era sorta l'idea di farlo portare, oltre che dai volontari, da dei poliziotti. Dobbiamo stringere, dottore. Tutto è andato bene. Oggi c'è la seconda parte della manifestazione. Ieri non ci sono state fermate di nessun tipo o Nessuno. inchini di nessun tipo. Tutto. Mi ha Tutto colpito una fluido sua e bene. frase. Tutto fluido e bene. Ovviamente Tutto qui. abbiamo monitorato con Perfetto. un'attenzione puntuale tutta la manifestazione. Ci Perfetto. tengo a precisare una cosa, però, dottor Prego. Castaldo. Ho letto in molti giornali che si è parlato di manifestazione blindata. Per la verità, avevamo solo 10 uomini in divisa che hanno seguito alla spicciolata la manifestazione. In altri anni ce n'erano 30 o 40, quindi la blindatura perlomeno, e confesso, la blindatura evidente non c'era. Poi voi sapete che lì c'è il punto di arrivo e smistamento dei migranti a poche decine di metri, Esatto, e lì esatto. avevamo 40 uomini, perché 40 ce ne sono abitualmente, per cui nel giro di pochi secondi avremmo veramente blindato il paese, ma non c'è stata necessità di fare alcuna Necessità blindatura. di Il arrivare fino lavoro a si era tanto. svolto già prima. Concludiamo, dottore. Mi ha colpito una sua frase, dicevo, detta in questi giorni proprio in occasione di questi trambusti embedoclini, quella della raccomandazione del politico. Sì. Beh, è successo, devo dire non per Porto Empedocle, ma è successo almeno per 6 o 7 volte durante questo periodo mio, 5-6 mesi,
sempre con grande misura, devo dire. Non è stata, la mia non voleva essere una critica al politico che si informa, è nel suo dovere, nel dovere del suo mandato. Il politico eletto in un determinato posto giustamente chiede e cerca di capire quali sono le dinamiche. Il problema è se questo avviene perché giustamente ha questo interesse, e in qualche caso è questo, oppure avviene su pressione del sindaco, dell'organizzatore, che visto che non ha fatto nulla di quello che prevedeva la legge, dei tempi prefissati, cioè entro 15 giorni prima, perlomeno la documentazione, e 3 giorni prima la definizione di tutto il programma, e arriva, come è capitato nel caso di un paese importante dove mi trovo da queste parti in questo momento, la comunicazione sollecitata da mesi arriva soltanto il 14 agosto alle 12:50, ed è anche addirittura incompleta e gravemente carente, poi non si può pretendere di risolvere con una telefonata le cose. Anzi, la telefonata è controproducente, come ho spiegato, perché quando questa arriva, alla spiegazione data dal questore o dal prefetto, il politico corretto dice: benissimo, bene avete fatto, continuate così, perché è così che bisogna fare. E a quel punto l'amministratore improvvido o l'organizzatore stupido si trova in un mare di problemi. Perfetto. Noi la ringraziamo e le chiediamo perdono per averle rubato questa parte di tranquillità e di relax questa mattina. No, io vi ringrazio questa mattina, e la ringrazio, perché vorrei che questa sua questa nostra chiacchierata la vedessero tutti, perché la cronaca la possono testimoniare, lei lo sa, i cronisti, i suoi colleghi di questa o di altre testate, perché noi abbiamo anche fatto una conferenza stampa in cui abbiamo spiegato queste cose il giorno prima, cioè giovedì, proprio perché la gente per bene, i tanti fedeli devono sapere che non è lo Stato che è contro di loro, anzi lo Stato cerca di liberarli dal giogo della prepotenza e della prevaricazione di pochi. Grazie ancora, dottore Ricifari, a presto. Arrivederci. Grazie e buona domenica.